Una bellezza capace di salvare l'Europa. È da far tremare le vene e i polsi, come avrebbe detto un fiorentino illustre, il ruolo che il Presidente del Consiglio pensa per la città di cui fu sindaco. In una lunga intervista in esclusiva alla Nazione, del cui video pubblicato sul sito del quotidiano fanno parte queste immagini, Matteo Renzi parla delle prospettive per Firenze e risponde a chi lo accusa di aver creato un giglio magico, portando a Roma con sé un nutrito gruppo di fedelissimi, che Firenze può essere utile al Paese perché è sempre stato un luogo di elaborazione di cultura politica e classe dirigente. Per la città Renzi è ottimista sulle capacità di ripartire con un sistema della cultura che pensi a un grande polo con Uffizi, Vasariano, Boboli e Palazzo Vecchio, con nuove infrastrutture che comprendano l'aeroporto e gli assi di attraversamento urbano. L'idea è unire Sesto a Bagnarripoli dal polo di Sesto al polo universitario fino al Volta Gobetti, unendo degli, e passando in sotterraneo nel centro, quindi Piazza Repubblica, Santa Croce, trovando naturalmente le giuste uscite archeologiche, ma con un attraversamento che in 25 minuti ci consenta di fare Sesto Bagnarripoli passando dal centro storico. Questo è il grande obiettivo politico, secondo me, infrastrutturale della città. La continuazione della linea 2 verso sud-est non può che avvenire sottoterra. Sì, ma sotto i viali o sotto sottoterra? Sotto i viali o sotto il centro? Il Presidente questo non mi pare lo abbia specificato. E comunque ci lavoriamo. E pensando all'Europa, un primo passo potrebbe essere il vertice italo-tedesco che si terrà a Firenze il 22 e 23 gennaio prossimi, un'occasione anche per Angela Merkel che, racconta Renzi, nel capoluogo toscano è stata solo una volta. Durante il vertice potrà ammirare i tesori della città. La porta a vedere gli Uffizi e il Vasariano, e la mattina dopo facciamo la conferenza stampa, la mattina dopo siamo al David. Non so se la bellezza, la bellezza salva il mondo, diceva, vediamo se salva l'Europa, quindi la bellezza che salverà il mondo, vediamo se salva anche l'Europa. Dostoevskij diceva che la bellezza avrebbe salvato il mondo, vediamo se la bellezza salverà l'Europa.